2017 ben 600 tra sindaci, assessori, amministratori pubblici sono state vittime di minacce più o meno esplicite. In questa classifica purtroppo vince la Campania con 79 amministratori minacciati, la Campania dove purtroppo ha perso la vita Angelo 8 anni fa. Noi cerchiamo la verità, poi ognuno poi deve fare i conti con la propria coscienza. Ci sono anche stati uomini dello Stato che hanno remato contro, quindi e quello è molto brutto, ma noi andiamo avanti uguale. La verità si cerca tutto assieme, una parte della politica ha remato contro, invece di scegliere il profumo del giglio marino ha scelto la frittura di pesce, la frittura, il puzzo del fritto. Potrei chiedere scusa a mia madre perché una parte delle istituzioni ha remato contro. 8 anni di omertà, ma diciamo che le indagini non si sono fermate di fronte all'omertà. È vero che ogni qualvolta ci siano fatti di questo tipo è come se si fermasse quel percorso di legalità che avvertiamo soprattutto nelle regioni a più alta densità mafiosa. È vero però che ancora una volta si sta andando avanti, ci sono altre tracce, altre piste investigative, questo dimostra che di fronte a determinati crimini non c'è mai una parola fine fino a che non c'è l'identificazione degli autori. E noi siamo, come dire, siamo sempre fiduciosi, quella è una buona strada, una buona pista, bisogna solo vedere e capire chi è che smistava questo traffico di droga, chi è responsabile chiaramente dovrà pagare.